Oggi per me è una conferenza stampa diversa dalle altre. Ci sono stati momenti dove comunque si è toccato il fondo, ma non c'era gente che si era sobbarcata 48 ore di viaggio con gli stessi vestiti addosso. Io penso che abbiamo mancato di rispetto soprattutto a quelle persone che fanno dei sacrifici enormi. E dove non ci arriva con la tecnica, ci deve arrivare con altre cose, che siano morali. E quello mi dispiace perché a partire dal sottoscritto non abbiamo saputo ripagare questa fiducia che ci hanno dato. E niente, ora le parole penso che siano superflue, perché c'è bisogno di fare i fatti. Non è come l'anno scorso che è finito tutto dopo quella figuraccia di Padova, ma quest'anno forse siamo anche fortunati perché ci sono altre sei partite dove noi possiamo far ricredere questa gente che non merita quelle prestazioni, perché non esiste, non sta né in cielo né in terra dare scena a quello spettacolo che si è visto a Varese. Da sabato bisogna tirare, ma veramente, quei fatti, qualcosa in più, fuori proprio dall'orgoglio, dall'anima, qualcosa che possa coronare quello che tutti volevamo e quello che tutti siamo ancora in corsa per ottenere, fortunatamente. Perciò mi auguro che a partire dal sottoscritto facciamo i fatti e non più le parole, perché penso che a questo punto la gente pensa che anche qualcuno li voglia prendere per i fondelli e sinceramente non è né la mia intenzione né quella della squadra. È inevitabile che quando ci sono delle prestazioni del genere, penso che chiunque di noi, se ha una coscienza, va a casa e cerca di capire il perché. Io l'ho fatto, penso come anche i miei compagni. È normale che bisogna prendersi gli applausi, ma bisogna avere il coraggio di prendersi anche i fischi e di prendersi le paraculate, scusate il termine, perché sono quelle che ti fanno crescere. Io voglio sicuramente garantire, e ci metto la faccia soprattutto in questo, che la gente si deve togliere dalla testa che magari c'è qualcosa di losco, c'è qualcosa che puzza, perché non è nella mia concezione e quella dei miei compagni, non esiste una cosa del genere. A Varese non si è ottenuta la vittoria perché forse pensavamo inconsciamente, chissà, che la vincevamo facile, ma non è così. In passato ce ne siamo già accorti, che noi non siamo dei fenomeni, ma solo che giocando col sacrificio e sputando sangue possiamo raggiungere gli obiettivi e i risultati che abbiamo raggiunto nelle partite scorse. Se invece pensiamo di essere diventate prime donne e pensiamo di vincerlo facilmente, abbiamo sbagliato. E come dicevo prima, non voglio essere logorroico, ma penso che è inutile adesso, è inutile parlare, è inutile buttare acqua sul fuoco, è inutile far dire quelle frasi fatte, dire i tifosi sono encomiabili e dire i tifosi sono da Serie A, perché loro sono i primi che si sono scocciati di sentire queste parole. Loro vogliono i fatti e io mi auguro che a partire di nuovo dal sottoscritto, nelle prossime sei partite siano sei finali, ma con la testa non che dobbiamo raggiungere i playoff, con la testa di una squadra che si deve salvare, di una squadra che ritrovi l'umiltà che ha perso, perché sabato purtroppo ci è mancata, e raggiunge coi fatti gli obiettivi prefissati. Perché non andare ai playoff sarebbe un fallimento, secondo me. Questi sono numeri. Io penso che prima di tutto c'è la voglia di lottare, la voglia di conquistare un qualcosa di importante. Abbiamo giocato a Modena nel girone d'andata dove mancavano sei potenziali titolari e si è vinto la partita. Quando c'è lo spirito, le cose vanno su un binario diverso, ecco. Perciò questi sono alibi che io sinceramente non ho mai fatto per necessità virtù, perciò continuo sulla mia strada e preferisco accettare le critiche, fare autocritica e pensare che se non si è fatto risultato a Varese come tutti ce l'aspettavamo è solo perché non abbiamo reso secondo le aspettative. I moduli, i numeri, i ruoli, quelli sono numeri. L'imperativo è vincere, ma si vince attraverso lo spirito, attraverso il non mollare, il voler a tutti vincere, voler a tutti i costi fare una prestazione per poi che la vittoria sia una conseguenza. E non sicuramente scendendo in campo con il pensiero di vincerlo. Cioè, le parole contano poco, bisogna dare qualcosa in più e poi di conseguenza sicuramente ci possiamo proiettare verso la vittoria. Ma sicuramente, penso che usciamo sul campo e prendiamo gli insulti, è normale che lì dentro ci dobbiamo guardare un attimino in faccia. Questo c'è stato e sono sicuro che da sabato ci sarà una reazione. Il problema è che
bisogna farlo nelle ultime 6 partite, non solo sabato. Innanzitutto mi fa piacere che un giocatore che abbia lasciato l'impronta qua ad Avellino abbia espresso parole positive su di me, però il calcio mi insegna nella mia discreta carriera che dalla sera alla mattina si diventa brocchi, ecco. E io sinceramente non vivo e mi rilasso su queste affermazioni, ecco. Mi fanno piacere, ma mi danno una forza ancora più forte di andare avanti e di lavorare sempre più sodo. Perché Avellino è una piazza che è difficile, cioè nel senso che la gente non si accontenta mai, e questo mi piace tantissimo, perché anche io sono uno che non si accontenta mai. Riguardo al mio esordio in Serie A, bisogna essere realisti e guardare il presente. Il presente è l'Avellino e io spero di chiudere nel migliore dei modi, perché l'anno scorso si è fatto un'annata straordinaria, ma poi, come ben tutti sapete, alla fine tutto è passato in secondo piano. Perché a leggende quello che rimane impresso nella memoria è quello che lascia alla fine, non quello che ha fatto all'inizio e durante. Perciò mi auguro sia personalmente che di squadra di lasciare un segno, anche perché non è possibile stare nelle prime 8 dall'inizio dell'anno e farcele scappare alla fine. Cioè io non lo ammetto, come penso né lo ammette la società, né lo ammettono i miei compagni e né lo ammettono soprattutto la gente che ci ha sostenuto e ha fatto i sacrifici tutto l'anno.